Venditalia 2016, ci troviamo allo stand della Beachwire con Valerio Elia, uno dei fondatori di questa azienda che è anche in questo caso il responsabile tecnico. Valerio, buongiorno e benvenuto dinanzi ai microfoni e alle telecamere di VendingTV.it. Buongiorno a voi. Noi presentiamo oggi per la prima volta in questa manifestazione questo sistema di mobile wallet che è specializzato per il vending, quindi un sistema di borsellino elettronico che serve per pagare davanti ad una macchina di vending con un'app sullo smartphone, può essere Android oppure Apple. È una soluzione molto semplice da utilizzare, l'abbiamo pensata per i giovani ma anche per chi è meno giovane e conosce meno lo smartphone, quindi basta scaricare una semplice app, avvicinarsi alla macchina e si può utilizzare come si utilizzano attualmente le chiavette, quindi può comprare un oggetto dalla macchina oppure la può ricaricare usando le monete, utilizzando un QR code oppure usando le carte di credito. Una soluzione molto flessibile anche per gli operatori. Ecco, allora, a chi è destinata? Agli operatori o ai consumatori finali o a entrambi? Noi la soluzione la presentiamo per gli operatori, quindi gli operatori la devono adottare sulle loro macchine installando il nostro dispositivo hardware, che è un dispositivo cashless, e poi ovviamente mettendo a disposizione le app dei consumatori. I consumatori hanno una serie di vantaggi perché oltre a pagare possono avere un sistema di carta fedeltà, quindi accumulare punti mentre utilizzano la macchina, possono ricevere dei coupon sotto forma di credito omaggio, possono ricevere delle promozioni e agli operatori invece diamo la possibilità di profilare i propri utenti, quindi di avere come referenti finali del servizio non soltanto quelli che mettono a disposizione lo stallo, lo spazio per la macchina, ma anche i consumatori finali, quelli che utilizzano i prodotti della macchina. Vogliamo fare un esempio operativo? Allora, in questo caso la macchina, ovvero l'interfaccia del software, si trova all'interno di questa macchina. La apriamo, possiamo mostrarla e... Questo è il dispositivo SelfBlue, che è un pezzo della soluzione, la parte hardware. È un dispositivo cashless, con porta MDB, quindi può essere installato su qualunque macchina già esistente, senza dover fare altri arrangiamenti, quindi è una soluzione plug and play. Si installa e già funziona. Una volta che è installato a bordo macchina, basta avvicinarsi con la nostra app e quindi aprire l'app e subito vediamo il credito che abbiamo a disposizione e vediamo la macchina che abbiamo di fronte. Se abbiamo più macchine vicine possiamo scegliere la macchina su cui fare la transazione. Una volta che sono connesso vedo qui il credito disponibile e posso scegliere il prodotto che mi interessa, quindi la macchina eroga il prodotto. A questo punto ho il credito aggiornato. Molto semplice. Il tutto con, vedevo prima, 28-29 secondi a disposizione per poter fare l'erogazione e quindi completare la transizione. Un sistema di sicurezza che viene reso ancora più sicuro anche dal timer interno. Esattamente, questo serve per evitare ovviamente possibili frodi, quindi il timer sblocca la connessione con la macchina, questo significa che poi la macchina è subito disponibile anche per gli altri utenti e qui va a togliere la chiavetta dal distributore, quindi non si può più utilizzare. Se la voglio utilizzare devo riconnettere la macchina come se reinserissi la chiavetta all'interno della macchina. E allora Valerio, per tutti coloro che volessero entrare in contatto con la Beachwire, in che modo possono farlo? Beh, intanto visitando il nostro sito web www.beachwire.com ci trovano subito, lì trovano tutte le informazioni sulle nostre soluzioni, c'è un sito poi dedicato per questa soluzione che è www.selfblue.com dove trovano tutte le informazioni necessarie sulla nostra soluzione. Poi ci possono contattare con i riferimenti che ci sono lì e noi siamo subito pronti, in italiano, in inglese, in qualunque lingua vogliono. Bene, benissimo, grazie, sei stato perfetto per i tempi televisivi. Io dico sempre che talvolta ci sono persone che sono proprio adatte alla comunicazione visiva perché le interviste sono essenziali e durano il giusto. Grazie Valerio, saluta gli amici di VendingTV.it. Grazie a voi e speriamo di rivederci anche il prossimo anno con nuove soluzioni e con improvement della soluzione attuale.
Bene, e noi nel frattempo continuiamo con altre interviste realizzate all'interno di questa biennale. Non andate via perché non è ancora terminata Venditalia 2016.